Mister Stappatore, una gara apparentemente da risultato scontato, ma c'è stato un ottimo avvio di primo tempo. Sì, la partita l'abbiamo iniziata bene, l'abbiamo interpretata bene, devo dire che sino a un certo punto abbiamo tenuto bene, poi chiaramente avevamo di fronte una delle squadre migliori, se non la migliore del girone, e il risultato poi è stato quello che è stato, insomma, però io dal mio punto di vista non posso lamentarmi dei miei ragazzi, loro mettono sempre il 150% in tutto ciò che fanno, stiamo lavorando, speriamo di poterci togliere delle soddisfazioni in futuro, per adesso stiamo lavorando e andiamo avanti così, va bene così. Si vedono in effetti il frutto di diversi allenamenti e di tanto lavoro, perché la PR 2000 è notevolmente migliorata. Devo dire che a fronte di alcune difficoltà che abbiamo avuto a metà campionato con l'organico che praticamente è stato rivoluzionato rispetto all'inizio praticamente, che abbiamo perso, in cui abbiamo perso almeno 7-8 giocatori, devo dire che con i ragazzi che sto lavorando, tutti molto giovani, almeno quelli oltre quelli che hanno iniziato praticamente da settembre, con me e anche gli altri nuovi, stiamo facendo un grande lavoro, devo dire, si stanno impegnando molto, a me mi danno molta soddisfazione. Io mi rendo conto che il risultato a volte potrebbe essere più importante, no, di quello che potrebbe sembrare, ma nel nostro caso non è così, noi stiamo cercando semplicemente di costruire qualcosa per il futuro e speriamo di riuscirci, insomma. E aspettative da qui alla fine del campionato? Aspettative da qui alla fine del campionato di fare comunque delle belle figure anche contro le altre squadre con cui c'è rimasto da giocare. Chiaramente noi non puntiamo a nulla di particolare, noi stiamo cercando di impostare un lavoro che vada al di là di questo campionato, ma possa anche andare a guardare a quello che sarà l'anno prossimo, avendo in rosa l'80% dei ragazzi che siamo intorno ai 20, 21, 22 anni, insomma. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi. Mister Maggi, una partita apparentemente scontata, ma all'inizio c'è stato da soffrire. Sì, effettivamente la PR 2000 è una squadra migliorata molto rispetto all'andata, infatti stavamo parlando prima col mister, gli ho fatto i complimenti perché hanno iniziato molto bene rispetto a noi, non so se noi eravamo un po' contratti o se siamo stati obbligati da loro a fare, diciamo, a essere un pochettino più arretrati. Hanno colpito due pali sullo 0-0, poi le qualità tecniche della squadra, loro sono molto giovani, stanno crescendo adesso in questo sport, io ho qualche giocatore di esperienza e siamo riusciti a sbloccare i risultati e da lì, diciamo, che le cose sono state anche un pochettino più semplici. Abbiamo visto infatti che poi a prendere le redini della gara sono stati i più esperti, i Crepaldi, i Pompili della situazione. Sì, inizialmente c'era anche un po' di nervosismo, poi diciamo che il gol ci ha anche calmati un pochettino a livello mentale, perché magari c'era il rischio di entrare un po' troppo nervosi visto che non riuscivamo comunque a sbloccare il risultato. Poi la mia squadra, che è una squadra di esperienza, con ragazzi validi sia mentalmente che tecnicamente, non ha preso il sopravvento, perché poi il risultato di 3-0 non è un risultato stratosferico, però comunque l'abbiamo controllata abbastanza bene. E poi verso la fine, gli ultimi 10 minuti, un pochettino abbiamo mollato sul 2-0, abbiamo fatto il 3-0 sul tiro libero e lì poi ormai la partita si poteva considerare finita e quindi c'è stato un po' un calo di tensione che però in teoria non si dovrebbe permettere nessuno, neanche noi, anzi a maggior ragione noi non ci dovremmo permettere. E questa grande lotta al vertice, questo terzetto che si dà lotta fino alla fine? Diciamo che siamo 4 e non 3, perché io ci metto anche l'Accademia che ha pari punti con noi, però diciamo che eravamo primi, ci siamo un pochettino tagliati le gambe da sole avendo perso due partite con lo Sporting e il recupero con l'Accademia, e ci ha portato sotto. Adesso dobbiamo fare il nostro e sperare in qualche passo falso sopra di noi per vincere il campionato. Grazie mister. Grazie a voi.